Bella, tipo, eccoci. Allora, 4-4-2, trequartista. Hazard. Bene, pesante. Che 4-4-2 vai, come... Bele con Benzema. Bele, 4-3-1, infatti. L'avevo immaginato, arrivato però. Mo, se capito bene. Allora, io trovo mediano. Valverde, Valverde, e comunque pure Isco ci può giocare. Infatti è Casemiro che non c'entra niente qua. Bisogna mettere bisogna mettere Valverde qua, cross a sinistra, a cross, cioè San Campo, sì. Ok, Casemiro centrale, ma Casemiro, oh, ecco perché è mediano, 87, così gli scende una cifra se lo metti CC, va a 77, scende 10 punti. E poi va al verde. Se non vuoi far giocare Modric, arancione, va al verde. Hazard trequartista, ma hai detto. Così, no? Sì, Hazard trequartista. Ma come si vede il video? Jovic a posto di Mediaz. Mi porta Rodriguez. Mi sa che c'è sta un sacco di ritardo però, eh. Valle Verde. Mi sa che c'è un sacco di ritardo. Ma si vede male il video pure oggi, pure stasera. Benzema a sinistra, Bale a destra. Ah, Courtois, Areola. Ma però giudicata da ritardo dei messaggi, secondo me si vede male. Vabbè, che famo? Andiamo, andiamo, dai.
Tiratori grosso, tutto grosso. Ah, rigorista, chi è? Azzardo. T'ho messo più alti, eh. Giocatori in attacco, e voi? Varane e Ramos. Schiaccia, schiaccia. A chi lo dici, Simo? Beh, a te poi dormi. Sono passati tutti e tre, ma anche te, tra l'altro sono passati tutti in maniera convincente. Poi se passi c'hai il Cobresal là, che cazzo è, una squadra cilena di 2 stelle, mi pare. Oh, occhio alla stella rossa, finché il risultato è in bilico. Benzema, adesso la qualificazione non dico che è proprio al sicuro, però che mette molta tranquillità al Real. I quarti, se passi adesso, se passi agli ottavi, ai quarti, chi becchi? C'è chi potresti beccare? Io becco Davide domani, ottavi di finale, Tottenham Atletico Madrid. Jacopo becca, non so. Jacopo becca o Shakhtar Donetsk Juventus, Atletico Madrid Tottenham,
E se passi di Real Madrid, Unión La Calera. E sopra potresti beccare i quarti. Manchester United o Valencia, però ha perso in casa l'andata col Torino. Vabbè. Dai, pure sto luglio piano piano sono stato a togliere i coglioni, sta quasi a metà, sta un terzo. Domani superiamo un terzo palo, gol. Gareth Bale. Vabbè, Simo, se ci sono, può pure andare a dormire, dai. Questi ne devono fare 4 per passare. Stella Rossa cerca il gol dell'orgoglio. Comunque rischio brutto ai mondiali, con l'Inghilterra, rischio proprio brutto. Ho perso con la Scozia e la classifica si è messa brutta veramente. Se può recuperare ancora, però l'Inghilterra è obbligata a vincere. Ma la prossima è Moldavia. E poi l'ultima con la Turchia, l'ultima d'andata. Praticamente ci sta Scozia, Turchia 7, Inghilterra 4. Bel cazzo in culo. No, lo so, tranquillo. Sì. Lo spedisci lunedì, arriva mercoledì. Vale, no, vabbè, diciamo, non è semplice, però sono situazioni totalmente differenti. Io sto infognato nella merda. Stai lì. Tu stai lì. Poi sbagliare ancora qualcosa, io no.
Mo tu c'hai Cipro. Davide l'ha fallita la qualificazione con l'Italia, l'ultimo mondiale. Aveva iniziato bene, poi ha sbagliato le ultime partite, però era solo andata, quindi margine d'errore basso proprio. Qua c'è pure il ritorno. Sì, Cipro su quelle squadre che pure poco ma ci vinci sicuro. Moldavia già un po' più rognosetta. Poi con Inghilterra che gioca di merda. Veramente male. Male, male, male. Scozia ha meritato. Che ferie te fai, Simo? Agosto? Quando arriva il messaggio già sono finite le ferie, già l'hai fatto. Tre. Comunque sarà la lotta per classifica marcatori fra Benzema e Kane, mi sa, a sta coppa. Minchia, imbarazzanti questi, cioè un paio d'azioni hanno pure fatte, una all'inizio. Bello. Hazard, Benzema, assist. Scampagnata a Belgrado. Che cazzo. Oh, vedi, trovava qualcuno per fantacalcio, Simone. Se no mi attivo io. Che poi mi attivo, vado da Sandrino. Gioca sì. Tanto loro non fanno più cazzo, no? Tanto ho capito.
Che peccato. Ah, ho capito, forse. C'ha gli occhiali ogni tanto, mi sa. Se lo famo noi sei, che cazzo esce fuori? Come si fa? Noi sei qua del forum, cioè come è impossibile farlo, come fa le aste, le cose. Ah sì, sono due. Oh, ma quando, non so se tu hai mai beccato quei cazzo di due cinesi lì, Filippi, no, sono cinesi, che se spendono i miliardi là dentro, cioè se becchi quelli, cioè non ti servono più, non ti si incula più nessuno. Sono pazzi i due cinesi, io. Poi fanno un macello, stanno mezzi imbriachi. Li conosci sicuro. Cioè se c'è un po' mal di testa, porco cane. A quello l'avevo immaginato, uno dei due che c'aveva full, l'avevo immaginato, sta lì. Dico, c'è un po' di mal di testa, entri con quei due e 5 minuti te via voglia di pugnalarli proprio. Fanno un casino. Poi occupano cosa, cioè stanno solo loro. È vero che ci spendono, non so quanto cazzo ci spendono. Io ogni volta che li becco sto 5-10 minuti, spendono 100 euro. Quel tempo che ci sto io. Vabbè, gli Alex non li va a vedere. Saltavo. 0 a 5. Poi, no, poker. 5 kg. 8 e mezzo. Gli ottavi saranno Lipsia Fiorentina, Leicester Liverpool, Torino, ha fatto fuori il Valencia, Manchester United, Real Madrid, Unión La Calera, Shakhtar Donetsk Juventus, Atletico Tottenham, Inter Ajax, Chelsea, Bayern Monaco, bello. Quindi tu se passi con i cileni andrai quasi sicuramente a prendere il Manchester United, già col Torino. Marcatori. Benzema e Kane, 3 gol. Se continuano così. Ronaldo Dybala, pure Ronaldo Dybala, no? Tutti i vostri giocatori. Vabbè, Simo, dai, buonanotte. Se becchiamo domani, fate di attare francese, insomma. Buonanotte.
domattina sicuramente famo qualcosa. Buonanotte.